In questo è un posto particolarmente importante, ci troviamo sotto la chiesa, siamo nello stadio, c'era lo stadio, quindi sono stati messi per tanto tempo, sono stati sepolti i corpi dei presenti di Israele, quindi ci troviamo un punto particolarmente significativo. E qui vogliamo ricordare, come abbiamo fatto negli altri anni, vogliamo ricordare il soldato napoletano. E abbiamo affidato sempre questa commemorazione a delle persone competenti, conoscevano il tema, che sapevano per dirci con chiarezza e con emozione. La parola emozione è uscita molte volte, che è un sentimento vero a questo compito, ma proverò ad affrontarlo. Io voglio dire che è magnifico che ci siamo riuniti qua ancora una volta, per l'ennesima volta dopo tanti anni, e vi devo dire che per me è stato emozionante anche questa volta il fatto di avvicinamento a Cintella. Siamo partiti nella mattina di sabato nello splendore dell'antica piazza del largo di Palazzo, poi vergognosamente intitolata a quello truffaldino plebiscito che sancì il nostro selvaggio. Siamo partiti dalla magnificenza del maschio angiolino, lo splendore del volgo nella città capitale, e piano piano ci siamo avvicinati per questa nostra Civitella attraversando questi meravigliosi territori, e siamo rimasti incantati dal verde brillante dei prati, dalla luce accecante di queste magnifiche montagne. E poi, arrivando a Civitella, assistere allo spettacolo di questa rocca con queste case assiepate in una dimensione verticale, tutte strette intorno alla fortezza, quasi a difendere qualche cosa di caro, di prezioso. E per noi queste pietre non sono pietre silenti. Non so se bisogna avere immaginazione, sensibilità, bisogna passare sopra il muro di obbligo e di distrazione di questa civiltà materialistica, ma per noi queste pietre parlano, queste pietre gridano, si sentono ancora risuonare le invocazioni, gli incitamenti, gli incoraggiamenti che a vicenda si davano i difensori della dignità della nostra patria. Ci sono momenti nella vita di ogni uomo in cui tutte le categorie nelle quali noi siamo soliti dividere il genere umano si riducono poi a due soldati, uomini veri e giusti e traditori. Ci sono dei momenti in cui non si può sfuggire a questa alternativa. E allora cosa vediamo? Vediamo che quei personaggi nei quali magari riponevamo il massimo affidamento improvvisamente li vediamo sparire o li vediamo dall'altra parte della barricata. E invece personaggi sui quali noi non avevamo più, ma che nel nostro cuore rimangono vivi. Questi volti che noi non conosciamo, tanti che sono stati cancellati dalla malafede dei vincitori, ma che nel nostro cuore, anche se non ne conosciamo né il volto né i nomi, rimangono luminosi e speriamo di incontrarli nel giorno che il Signore vorrà. In quei giorni cominciò la epica lotta del popolo meridionale contro gli usurpatori. In quei giorni si manifestò il valore del soldato napoletano, del soldato borbonico, un valore che era indiscusso fino a quel momento, perché la fama del valore è talmente nota, fu lo stesso Napoleone a lodare i cavalieri napoletani, quei diavoli bianchi che gli diedero tanto filo da torcere, e che poi c'è anche servendo il nuovo padrone, il nuovo usurpatore Murano, comunque diedero prova di grande coraggio nelle guerre napoleoniche. È solo dopo questa infame invasione che fu calunniosamente introdotta questa campagna dei migratori contro il soldato Borbone, e fu per i vincitori fu necessario introdurla, perché qui si contrapponevano due visioni della guerra: la visione etica cavalleresca dell'esercito napoletano, quell'esercito in cui componenti il 14° cacciatore che si tuffa nel Gavigliano per salvare i garibaldini che stavano affogando, e
che quell'esercito in cui il re continuamente dava ordine di rispettare le persone, di non provocare inutili sofferenze, precetti che potevano addirittura sembrare controproducenti, perché in una guerra da poco occorre essere determinati e non guardare in faccia a nessuno. Ma questa era l'etica del soldato napoletano. Dall'altra parte che cosa abbiamo? Dall'altra parte abbiamo degli infami che mettevano a ferro e fuoco paesi, stuprando le donne, uccidendo i bambini. Queste non sono calunnie, questi sono fatti. Abbiamo degli infami che bombardavano una città eterna mentre si stava firmando il trattato, la capitolazione. Abbiamo degli infami che scioglievano nella calce i soldati fedeli che avrebbero pure dovuto onorare come avversari leali e coraggiosi, che deportavano i nostri ragazzi in un freddo maniero delle Alpi a morire di freddo legati ai ceppi per il solo fatto di essere stati fedeli al loro re, alla loro patria. E delle infamie dei soldati piemontesi potrebbero formare un elenco infinito, ma ci fermiamo qui. Questo fu la dimostrazione del valore e dell'etica del soldato borbonico. E si noti un'altra cosa che voglio sottolineare, che in quei giorni e in questo luogo si creò una simbiosi, una sinergia perfetta tra i soldati difensori della fortezza e le formazioni guerrigliere, che operavano all'esterno attraverso scambio di viveri e munizioni, attraverso azioni concordate, sincronizzate. E io lo voglio sottolineare perché a 150 quasi anni di distanza ancora dobbiamo assistere a certe discussioni che potrebbero definirsi bizantine se non offendessimo la grande tradizione dell'impero cristiano di Oriente, tra legittimisti, seguaci di Procolo, simpatizzanti di Chiavone, di Rubarà e via dicendo. Sono distinzioni che hanno un valore storico, ma qua dobbiamo ricordarci che tutte queste persone difendevano la dignità del sud, della loro patria, della loro bandiera, della loro re, e l'attaccamento alla loro religione.